Continuano serrati i controlli in materia di tutela ambientale lungo la costa al fine di prevenire l'immissione di sostanze inquinanti e nocive nelle acque e nell'aria. Nelle prime ore della mattinata, infatti, il personale militare della Capitaneria di Porto di Roma, a seguito di indagini disposte dal comandante Lorenzo Savarese, ha portato a termine un'operazione di polizia giudiziaria accertando la presenza di una notevole quantità di Eternit in prossimità della costa della città di Fiumicino e più precisamente all'interno di un vecchio stabile abbandonato lungo la spiaggia in via del Pesce Luna. I militari della Capitaneria di Porto, oltre a constatare l'abbandono di rifiuti speciali pericolosi di vario genere come batterie, pneumatici, plastiche e vernici, sono risaliti anche all'abbandono di due grossi cumuli polverosi di Eternit di circa 100 metri cubi totali e di altre superfici di 340 metri quadri in stato di evidente degrado. Al termine dell'operazione l'intera area complessiva di circa 1580 metri quadrati è stata immediatamente posta sotto sequestro probatorio e cautelativo. Nel contempo la Capitaneria di Porto ha provveduto a denunciare il proprietario dell'area alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia per il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi sul suolo e nel suolo e a comunicare agli enti istituzionali di competenza la notizia per i provvedimenti successivi.